è la quarta gioventù. Vedete, questa è una paginata, il Corriere della Sera odierno, oggi è domenica 13 marzo 2016, è una bella paginata che il Corriere della Sera dedica alla città, la chiama la città della vita, la città della vita. Vedete, domenica 13 marzo 2016, la città della vita, è una bella casa di riposo che si chiama Città della Vita, terza gioventù, ma io la chiamo la quarta gioventù, perché la nostra vita è tutto un passaggio da una gioventù a quella successiva. La chiamano la città della vita. Io ho un ottimo concetto della casa di riposo, ho un ottimo concetto della casa di riposo. Io ho un ottimo concetto, perché un filosofo deve avere un pensiero positivo, capito? Un filosofo deve avere un pensiero positivo. E io ho sempre parlato bene delle case di riposo. Si chiamano case di riposo perché ciascuno di noi ha diritto di concludere la propria vita riposando. Pensate che in casa di riposo non devi fare più niente, e non devi fare nessuna fatica. Per esempio non devi fare neanche la fatica di portarti il cucchiaio in bocca, perché ci sono le assistenti che prendono il cucchiaio e te lo mettono in bocca. Poi, casomai tu avessi problemi di masticazione o di assimilazione del cibo, non c'è neanche bisogno del cucchiaio in bocca, ti mettono il sondino e ti alimentano col sondino e tu stai fermo immobile, coricato, dopo che hai lavorato per tutta la vita. Tu hai diritto di stare fermo immobile. Se possono venire le piaghe di decubito, però gli assistenti ti girano e ti rigirano, capito? Non devi neanche andare ai servizi igienici, non devi fare neanche la fatica di andare ai servizi igienici, perché pipì e popò puoi farlo direttamente nel letto, capito? L'hanno chiamata la casa della vita, capito? Vedete qua? Gli 850 anziani ospiti della città della vita, che insegnano e imparano tra atleti paralimpici e centinaia di bambini. Neanche la fatica di andare ai servizi igienici, puoi fare direttamente tutto lì, ci pensano gli assistenti. E poi abbiamo la fortuna che la scienza, La scienza te l'allunga la vita, perché terza gioventù, quarta, presto andremo verso la quinta gioventù, cioè andremo oltre i 100 anni, e poi siamo tranquilli perché andiamo a concludere la nostra quarta, la quinta gioventù nella casa di riposo, che è una industria patriarcale. Un'industria patriarcale che non è mai in crisi, cari amici, non è mai in crisi. Ah, che bella, la chiamano la terza gioventù, ma io la chiamerei la quarta gioventù, e presto, per merito della scienza, andremo alla quinta gioventù, capito? Mi pare giusto che i cittadini di una società avanzata e concludano dignamente la loro esistenza e riposando. Dopo che hanno lavorato per tutta la vita, mi pare giusto riposare, no? E che lo Stato provveda a te con le case di riposo, che voi sapete che le case di riposo tutte le paghi. Però se tu non c'hai i soldi per pagartele, ci pensa lo Stato, ci pensa, capito? Io ho un ottimo concetto, cari amici, delle case di riposo. Vedete? L'intera paginata del Corriere della Sera, guardate che bello.
E qua c'è Isabel Allende, Isabel Allende, che ha scritto pure c'è scritto pure un nuovo romanzo, capito? Sulla casa di riposo, capito? Vabbè, cari amici, io concludo mostrandovi questa mia opera e nella mia storia della filosofia, io alla base della filosofia moderna ho tolto Cartesio, ci ho messo Giordano Bruno, ma soprattutto William Shakespeare, dell'Amleto, dove trovi la famosa frase to be or not to be, this is the problem. Però se William Shakespeare fosse vissuto oggi, non se ne sarebbe posta più questa domanda, perché una William Shakespeare di oggi, sapendo che ci sono le case di riposo, non si sarebbe più posta la domanda essere o non essere. Questo è, no, è meglio essere, perché concludi la tua vita in una casa di riposo, capito, cari amici? Cari, sì. Povero William Shakespeare, che è vissuto in un'epoca ingrata dove ancora non c'erano le case di riposo, ma oggi con le case di riposo non si pone più il dilemma di William Shakespeare, to be or not to be, non si pone più. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.